bentornati signori miei, ultimo blocco di Voice Factor, eccoci qui, con il barone alla mia destra, dove dirà d'amico i nostri pretendenti, e dopo si sfideranno su un monologo che ho scelto io stavolta. Però prima, come sempre, i nostri amici, colleghi, doppiatori, attori si cimentano su qualcosa di strano, di anacronistico, di inaspettato. Gli ho messo in mano un vademecum di chi ha l'alitosi, ecco. E come risolvere il problema? Non è un problema in questo momento, i microfoni sono lontani da ognuno di noi, ma di solito, dai, con un esercizio ogni mattina succede, solo al cinema non succede, gomina che si baciano la mattina, non è giusto, perché io lo dico anche nel mio sketch, Brad Pitt c'ha la sugna in bocca, quello è pure lui, non è, ma sì, dai, su, non è che Cruni si sveglia e c'è sta fiatella tutti fresca, ce esatto, la mattina, no, però è un problema vostro, però bisogna risolverlo. Allora, come l'altro anno, l'altra stagione, Domitilla ha dato i consigli come montare le mensole, un esercizio di stile di voci, mi ha scelto una musichetta molto pimpante e divertiti con la tua voce, e attenzione, questo è il vademecum per chi ha un problema della litosi. La litosi è un problema che è conosciuto da moltissime persone in tutto il mondo. La litosi è chiamata comunemente anche alito cattivo e si riferisce all'odore molto sgradevole emesso nel corso della respirazione. L'alito cattivo può colpire persone di ogni età e di entrambi i sessi, anche se tendenzialmente più diffuso in età avanzata. La litosi non è solamente un indicatore di un problema di fondo, può anche mettere in imbarazzo la persona che ne soffre e anche incrinare le relazioni con gli altri a causa del disagio che provoca, tanto che esiste addirittura l'alitofobia. Il modo migliore per combattere la litosi è quello di mantenere un'ottima igiene orale, di lavarsi i denti accuratamente dopo ogni pasto. Innanzitutto, bisogna spazzolare regolarmente la lingua per ridurre la flora batterica. Per pulire la lingua si può usare lo spazzolino, o ancora meglio, il raschietto linguale, che è concepito appositamente per favorire una migliore pulizia della zona e per eliminare la patina di batteri che si forma. Tra gli ottimi rimedi naturali è da menzionare l'olio essenziale di tea tree. È un rimedio per l'alito cattivo molto efficiente. Bastano poche gocce sullo spazzolino, assieme al dentifricio, per ottenere un alito più fresco e purificato. Molte persone cercano di sedare la litosi con rimedi come i chiodi di garofano, che possono essere masticati al bisogno. Dato che il problema della litosi è spesso e volentieri una questione di cattiva digestione, un aiuto arriva dalle erbe digestive come basilico, timo, origano, che aiutano a combattere la cattiva digestione. Ma non dimenticate, in caso di necessità improvvisa, la classica caramellina alla menta non vi deluderà mai. Devo dire che questa batte le mensole. Questa batte le mensole, perché raccontare, ecco, così bisognerebbe raccontare le malattie ed è il modo migliore per risolverle. Sì, una pazza. Un paio di consigli li abbiamo accettati, fammi vedere come si chiama quell'olio particolare. Tea tree. Tea tree. Ma dove si trova l'olio di tea tree? L'erba di stevia. È famosissimo, cura tutto, Dai, segniamolo. Segniamolo che si dà. La leggevo, per questo lavoriamo da soli, spesso e volentieri, perché la mattina...